Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a questa serata speciale che, come avete visto, è inserita dentro il contesto di queste giornate sugli 800 anni di spazio all'Università di Padova, che a loro volta sono dentro la grande cornice dei festeggiamenti per gli 800 anni del nostro Ateneo. Io devo portarvi i saluti della nostra rettrice, professoressa Daniela Mappelli, che non può purtroppo essere qua questa sera, e quindi io la sostituisco ben volentieri e farò il padrone di casa e condurrò e vi presenterò in particolare i due grandi ospiti che abbiamo questa sera. 800 anni di spazio all'Università è una serie di giornate dedicate in particolare alla vita nello spazio, come si abiterà, si abita, come si sta nello spazio, l'innovazione tecnologica che si ottiene con la ricerca per andare nello spazio e le medicine del futuro, e la medicina del futuro, la medicina dello spazio e così via. Di questo parleremo. Io invito, per brevissimi saluti istituzionali, perché poi dobbiamo puntualmente collegarci con il nostro primo ospite, l'assessore Margherita Cera, prego, vieni. Hai tantissime deleghe, io mi ricordo quella della Smart City e cito solo quella e ti do la parola volentieri. Certo. Buonasera a tutte e a tutti. Io ringrazio moltissimo tutti gli organizzatori di questa splendida serata, ma soprattutto dell'intero convegno sugli 800 anni di spazio all'Università di Padova. Il sindaco Sergio Giordani e l'amministrazione tutta mi hanno pregato di portare i saluti del comune e le congratulazioni per appunto la splendida organizzazione di questo evento. Già questa mattina io ho avuto l'occasione di partecipare alla prima sessione, ho ascoltato tantissimi interventi, quindi io auguro a tutti una buona serata e una buona continuazione del convegno per i prossimi giorni. Grazie. Grazie a te. Sofia, la mia collega Sofia Panello, che è un po' l'anima di queste giornate sullo spazio, a te una introduzione più sulla cornice, no? Perché siamo qui? Allora, innanzitutto grazie a tutti di essere qui, illustre assessora. Grazie all'astronauta Kelly che è qui e tra un po' ci collegheremo con l'astronauta Luca Parmitano. Questa serata si inserisce nell'ambito della conferenza degli 800 anni dell'Università di Padova, che è iniziata proprio stamattina e finirà venerdì 9. Il convegno si inserisce, come diceva appunto Telmo, negli eventi celebrativi degli 800 anni dell'Università di Padova e si preannuncia davvero come un evento unico nell'ambito dell'esplorazione spaziale, anche perché è organizzato congiuntamente da ben 11 dipartimenti della nostra università, con il centro anche studi e attività spaziali Giuseppe Colombo, il CISAS dell'Università di Padova, con l'Osservatorio Astronomico di Padova, insieme anche al programma Euro Moon Mars. Quindi diciamo davvero è un programma di una conferenza davvero multidisciplinare. La conferenza riunisce ricercatori eminenti che celebreranno l'immensa eredità degli 800 anni della nostra università. Lo spirito con cui è nata la conferenza è proprio stato quello di sottolineare l'impatto della ricerca spaziale nella ricerca, nella vita quotidiana di tutti i nostri giorni. L'obiettivo di questa conferenza è quella di far conoscere al di fuori della comunità scientifica il futuro dello spazio, e questo futuro davvero abbiamo cominciato a capire che è una realtà davvero molto vicina. Tutto questo davvero fa sì che anche questo evento, questo di stasera, si inserisce pienamente nello spirito degli eventi degli 800 anni nell'università, rappresentando infatti una circostanza unica dove ci vede noi tutti, docenti dell'Università di Padova, ma non solo, impegnati nella diffusione della cultura, della conoscenza, della ricerca al di fuori del contesto accademico in un'azione di impatto sociale, la terza missione dell'università. Quindi auguro a tutti una buona serata. Grazie, grazie Sofia. Grazie. Allora, mi dicono che il collegamento funziona tutto regolarmente e io stavo pensando che se ci fosse stato qualche problema sarebbe stata una delle poche volte in cui avrei potuto dire Houston, abbiamo un problema, e non sarebbe stato un modo di dire, ma sarebbe stato vero, perché il nostro ospite in questo momento è a Houston, al Johnson Space Center della NASA, perché è in una fase cruciale di addestramento, di studio di ricerca, e quindi
Gli do il benvenuto, vediamo se ci sente. Luca Parmitano, comandante Parmitano, buongiorno per lei, buonasera per noi. Ci sente, ci vede? Mi vedo, buonasera. Ecco. È un piacere essere qui, mi sento forte e chiaro. Noi la vediamo adesso in un grande schermo nella meravigliosa sala dei giganti dell'Università di Padova. E le do il benvenuto anche da parte della magnifica rettrice, insomma, del comune, di tutte le autorità presenti, e grazie di aver accettato questo collegamento, sappiamo che è impegnatissimo. E quindi la prima domanda che le faccio è proprio questo, cioè cosa sta succedendo a Houston, in cosa è impegnato in questo momento, e ci dica. Allora, io di fatto sono impegnato su due fronti, divido il mio tempo tra Houston, il Johnson Space Center, e il Centro Astronautico Europeo di Colonia. Di fatto ho vari cappelli, uno dei miei cappelli è il capo delle operazioni astronautiche dell'Agenzia Spaziale Europea. Di fatto mi occupo di tutto quello che riguarda gli astronauti assegnati una missione da circa un anno prima della loro partenza fino a 6 mesi dopo il ritorno. Quindi in questo momento sto lavorando con il collega Mattia Smaller, ma anche con la collega Samantha Cristoforetti, che è in orbita, come sapete tornerà a circa un mese, e il mio team si sta anche occupando della preparazione al volo del collega Andy Mogensen, il danese, che andrà per la seconda volta a bordo della stazione l'anno prossimo. L'altro cappello che indosso è quello di astronauta istruttore, quindi mi occupo con le più giovani generazioni di astronauti, insieme a un programma di addestramento, di apportare la mia esperienza nel campo delle attività extraveicolari, quindi quelle che normalmente vengono chiamate passeggiate spaziali, attività robotica, quindi il pilotaggio, se vogliamo, del braccio robotico canadese per le varie operazioni, e infine mi occupo dello sviluppo della rifinitura delle procedure per entrambi i tipi di attività. Io non l'ho presentata perché non ce n'è davvero bisogno, ma insomma, pilota di straordinario talento, lo sappiamo, il primo italiano a compiere attività extraveicolari in più occasioni e anche attività extraveicolari molto lunghe e complesse, lo sappiamo, e poi l'ho chiamata comandante perché lei è il primo italiano a essere stato comandante della International Space Station in orbita. C'è adesso il progetto, come nuova frontiera, il progetto Artemis, da Apollo alla sorella mitologica Artemide. Ci racconta in cosa consiste? Sappiamo che è stato rinviato il lancio di alcune settimane per problemi tecnici. In cosa consiste questa frontiera e qual è l'obiettivo? Artemide è il programma che riporterà l'umanità sulla Luna. È un progetto di ampissimo respiro, molto più ampio come respiro rispetto al programma Apollo, perché di fatto quello che intendiamo fare con Artemis è instaurare un livello di esplorazione sostenibile sulla Luna, che inizia con il lancio, appunto, la fase di test dell'SLS, lo Space Launch System, che è quello che doveva partire la settimana scorsa con a bordo la capsula Orion insieme al modulo di servizio europeo, l'ESM, e poi andrà avanti con la costruzione di un habitat che sarà in orbita intorno alla Luna, circa 36.000 km di distanza media. In realtà è un'orbita ellittica molto eccentrica, quindi con varie distanze, e poi da lì il programma Artemis si sviluppa ulteriormente per avere un sistema di landers, di veicoli d'atterraggio che porteranno l'umanità sulla Luna in maniera sostenibile, per installare una base di esplorazione di ambienti che non abbiamo mai visto prima, ad esempio tubi lavici che sono molto grandi sulla Luna, ne conosciamo l'esistenza ma non abbiamo mai avuto l'opportunità di entrarci dentro, e poi i poli, perché sappiamo che nei poli c'è dell'acqua, c'è l'acqua sia disciolta nel suolo e nel regolite, sia presente in forma di ghiaccio. E da lì inizierà quindi un progetto di esplorazione e poi anche eventualmente di sfruttamento delle risorse, perché alla fine è quello che vorremmo fare in un futuro, è quello di utilizzare le risorse presenti nello spazio
a partire dalla Luna e poi spingendoci ancora oltre verso la fascia di asteroidi e più lontano ancora. E quanta Italia c'è nel progetto Artemis? Adesso qui tolgo il mio cappello europeo, del quale sono molto orgoglioso, ma come vedete sulla mia maglia c'è sempre la bandiera italiana, perché sicuramente ho un senso di appartenenza particolare all'Italia, sono ancora un colonnello dell'aeronautica militare e quindi sento un orgoglio particolare nel parlare della straordinaria partecipazione d'Italia. E quando dico straordinaria non utilizzo una parola a caso, oggi sembra tutto straordinario, ma la partecipazione dell'Italia nel progetto Artemis e nell'esplorazione spaziale umana in particolare è davvero fuori dal comune, tanto che è stato rimarcato anche dal direttore dell'ESA che si occupa dell'esplorazione umana e robotica. L'Italia partecipa su tantissimi fronti diversi perché abbiamo una filiera completa, abbiamo astronauti, sono una piccolissima parte, ma abbiamo anche tutta la parte di controllo satellitare e di costruzione, abbiamo uno dei più grandi sistemi di costruzioni aerospaziali e poi abbiamo anche i nostri lanciatori. In particolare nel programma Artemis noi partecipiamo con la scienza, perché siamo tra i primi a partecipare con esperimenti già a partire da Artemis 1, e poi con la costruzione fisica del modulo di servizio, la parte pressurizzata del modulo di servizio è costruita in Italia dai nostri centri Thales Alenia Spazio nelle parti di Torino, e in più la parte abitabile del questo habitat che costruiamo intorno alla Luna, che si chiama Gateway, è di fatto costruito in Italia sia per la parte europea, quello che si chiama iHub, che per la parte americana, quello che si chiama Halo. Questi due moduli che sono stati costruiti e verranno portati in orbita intorno alla Luna e poi assemblati in orbita, sono costruiti in Italia. Lei quando era in orbita ha fatto foto della sua Sicilia, di altri luoghi nel mondo come in Australia dove quando c'erano gli incendi eccetera, è sempre stato molto attento al tema ambientale. Noi sappiamo tra l'altro nella storia quanto sia stato importante lo sguardo di voi astronauti, dei suoi predecessori, che quando hanno visto la Terra da fuori per dare una coscienza, no, di dove siamo e del privilegio che abbiamo di stare su un pianeta come la Terra. A che punto siamo secondo lei e come è cambiata anche la sua sensibilità? Nel mondo scientifico sta aumentando un po' anche lo scetticismo, perché molti dicono non stiamo facendo abbastanza, o almeno non lo stiamo facendo con la giusta velocità, insomma, combattere la crisi ambientale, il riscaldamento climatico. Che ne pensa? Penso che non è il mio campo di expertise, non lo è, e quindi la mia opinione va davvero a perdersi un po' in quella che è semplicemente un'opinione, come abbiamo tutti, per cui da parte mia quello che faccio è riferirmi al metodo scientifico inventato dal vostro professore forse più famoso, cioè fino a quando non è stata falsificata una teoria scientifica, io personalmente mi affido a quella che ha più senso, che è più verificata, che ha più fondamento scientifico. In questo caso, per quanto riguarda il cambiamento climatico, credo che ci siano davvero tutte le evidenze, a parte i climatologi, i glaciologi, direi al giorno d'oggi anche l'esperienza personale di ognuno di noi, la scienza parla chiaro, i dati satellitari parlano chiaro, l'interpretazione sta a chi è esperto, e quindi io mi affido alla loro scienza e alla loro esperienza per dire che sicuramente esiste un cambiamento climatico in corso e l'uomo è largamente responsabile. E per quanto riguarda poi la nostra capacità di intervento, non è mai troppo presto, io spero chiaramente che non sia troppo tardi, ma sicuramente un senso di urgenza è indispensabile, e credo che proprio in questi giorni in cui la leadership italiana ma anche europea è in fase di rinnovo, è il momento di scegliere leader che prendano a cuore questa questione con le nostre scelte.
Le faccio un'altra domanda che è legata sempre al tema ambientale, che qui in università le vorremmo fare, cioè nella comunità scientifica qualche volta emerge questa posizione un po' polemica, qualcuno, soprattutto esperti di ecologia, di scienze della natura, dicono: ma perché spendere così tanti soldi per andare sulla Luna e su Marte quando potremmo spenderli per salvare per esempio le specie su questo pianeta e proteggere l'ambiente? Lei che come risponderebbe a questa obiezione? Ritengo che sia un finto out-out. Quando andiamo a guardare le spese necessarie per un programma, per la partecipazione a livello europeo di un programma come Artemis, abbiamo davanti due scelte. La partecipazione al programma Artemis per l'Europa è l'equivalente della costruzione, della fase iniziale della costruzione, senza parlare del mantenimento, di 100 km di autostrada. Quindi possiamo scegliere di costruire altri 100 km di autostrada in Europa, autobahn, autostrada, chiamiamola come vogliamo, e poi mantenerla questa autostrada perché sia sostenibile, oppure investire tutto sul futuro, sulla scienza, sulla tecnologia, sull'esplorazione. Stiamo parlando, quando andiamo a vedere qual è l'impatto sul GDP europeo di quello che noi spendiamo, è un circa il 10% di quello che spende la NASA. Quello della il budget della NASA corrisponde più o meno a un 5%, forse di meno, del GDP degli Stati Uniti. Il nostro GDP europeo, che più o meno è equivalente, è un decimo di quello della NASA. Quindi veramente è un nulla. Potremmo staccare tutta la ricerca spaziale europea, al che vuol dire anche Galileo, e parlo del sistema satellitare di navigazione, vuol dire anche Sentinel, il nostro sistema satellitare di osservazione della Terra. Potremmo staccare tutto per costruire e fare un po' più di autostrade in giro per l'Europa. Probabilmente non saremmo in grado di cambiare nulla sulla Terra. Non è un budget che permette di rivoluzionare nulla sulla Terra. In compenso permette a una percentuale molto piccola di fatto di umanità di sperimentare scienza nuova, innovazione tecnologica, e di spingere il nostro pensiero, la nostra conoscenza al di là di qualsiasi orizzonte. Quindi credo che sia davvero una falsa equivalenza salvare la Terra o continuare a fare esplorazione spaziale. Non è una vera equivalenza. Il problema è di comunicazione, perché tutte le volte che si parla ad esempio della Stazione Spaziale Internazionale, quello che si sente dire è: la stazione spaziale è costata 100 miliardi di dollari. Giusto, vero? 100 miliardi di dollari spalmati in circa 20 anni di esplorazione, con tutto quello che abbiamo guadagnato in termini di scienza, di tecnologia, anche di esplorazione umana e fisiologica, che è quella che ci permetterà di fatto di spingerci più lontano. Quindi io sono troppo all'interno del mio mondo per dare un giudizio obiettivo, ma lascio a voi con questi dati che vi ho dato di fare la scelta se secondo voi è giusto continuare a investire nello spazio. Molto chiaro, molto efficace e pienamente condivisibile. Andando verso la chiusura, noi ai nostri illustri ospiti chiediamo una dedica al nostro anniversario. No? Noi siamo l'Università di Padova, compie 800 anni, è stata fondata nel 1222, è la sesta università più antica al mondo. E qui Galileo Galilei, già citato, essendo state dedicate molte delle vostre attività, ha passato 18 anni, che poi ha definito come i 18 anni più felici e migliori della sua carriera, perché ha goduto di tanta libertà. Qual è il suo commento rispetto a questo anniversario, e anche a cosa possiamo fare noi come università per formare i nuovi astronauti del futuro? Io non spero che formiate i nuovi astronauti del futuro. Abbiamo bisogno di tantissime altre cose. Essere astronauti è un percorso che viene da moltissime sorgenti, quindi io mi auguro che formiate tutto il personale che possa confluire verso la posizione di astronauta un giorno e che siano i migliori possibili. Questo innanzitutto è una piccola correzione. Ma l'augurio che voglio farvi è che questi 800 anni siano i primi 800 anni di una gloriosa scuola di vita e di istruzione, e spero che i 18 anni più felici di Galileo possano essere trasferibili agli anni di studi dei vostri studenti.
Quindi penso che Galileo Galilei sarebbe contentissimo di vedere che adesso, secoli dopo, su quel corpo celeste che lui cominciò ad osservare, adesso noi puntiamo a tornarci e a camminarci sopra, a studiarlo e a farne ponte per ulteriori esplorazioni. Grazie davvero, è stato molto bello, grazie, è stato un regalo per questa nostra serata. Buon lavoro e aspettiamo di vederla nelle nuove avventure di Artemis e di tutto il suo lavoro. Grazie davvero, un abbraccio da tutta l'università. Lo spero anch'io e soprattutto in bocca al lupo a tutti voi e ai vostri studenti. E un caro saluto a Maurizio, non lo vedo da tanto tempo, gli mando un grande abbraccio virtuale. Ciao Maurizio. Ciao, arrivederci, a presto. Maurizio è Maurizio Cheli, collega di Luca Parmitano, ma lo lascio presentare adesso al mio illustre collega astrofisico, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, Roberto Ragazzoni. A te. Grazie Tielmo. Parto alla lontana, ma giuro che faccio meno di 120 secondi, due minuti. Stiamo celebrando gli 800 anni di questa università, 800 anni di spazio con questa conferenza, quindi non posso, ovviamente tutti citano, anche citato anche da Luca, diciamo Galileo Galilei, ma io sono anche più vicino, diciamo c'è stato un professore che per lo spazio qui per Padova ha rappresentato tantissimo, che è Giuseppe Colombo, detto Beppi Colombo, quindi proprio che sia locale, diciamo non c'è diciamo dubbio, e il quale ha inventato delle macchine straordinarie, ha fatto tantissime cose, e anche noi continuiamo, ognuno dei padri, diciamo, cioè sono dei padri che tramandano tutte queste conoscenze e inventano, costruiscono macchine nuove per osservare il cosmo, per scoprire nuove leggi, per fare robe fantastiche. Beppi Colombo concepisce questo satellite al guinzaglio per produrre energia elettrica, ma poi bisogna fare un esperimento e provarlo, e c'è bisogno di persone che siano sufficientemente brave, capaci e come se ardimentose, se vogliamo, ma che lo facciano con rigore scientifico per farlo. Per cui è un piacere per me presentare Maurizio Cheli, che è un pilota collaudatore, che quindi ha collaudato piloti, aeroplani di cui non si conoscevano le prestazioni, le cose, e è diventato astronauta e ha avuto, io lo dico così da Università di Padova, di questi 800 anni, l'onore di sperimentare dal vivo, diciamo, una delle invenzioni di Beppi Colombo, il satellite al guinzaglio. Maurizio Cheli, astronauta sullo Space Shuttle. A te. Yeah. Dopo una presentazione così, hai già dimenticato di dire che siamo colleghi piloti, perché... di ultraleggeri, è vero. Va bene, potete mettere la mia presentazione per favore, la prima? Ok. Beh, stasera, visto che siamo in ambito spaziale, parleremo di spazio. Ho avuto la fortuna di volare sullo Space Shuttle un po' di anni fa, ma rimane, come potete immaginare, un'esperienza indimenticabile, soprattutto per qualcuno a cui piace volare, perché io nella mia vita ho sempre sognato di volare, ho fatto il pilota, prima il pilota nell'aeronautica militare, pilota militare, poi pilota collaudatore. Però c'è una cosa che è quello che poi ha determinato la mia scelta di diventare pilota, che sentirete dal mio accento, anche se ormai è tanti anni che abito a Torino, però vengo dalla provincia di Modena, più precisamente da Zocca. Sì, è lui. È lo stesso paese e sì, lo conosco, no. E infatti dico sempre, abbiamo una cosa in comune che condividiamo, a entrambi piace andare al massimo, io specifico sempre, ognuno a modo suo. No, menziono Zocca perché non so se qualcuno ha avuto mai la fortuna di andarci, però vi consiglio, è un paesino di 1500 persone, però sta sull'Appennino, su un costone, e quando io ero piccolino mi ricordo poche cose di quello che volevo fare. Prima volevo guidare un camion, poi volevo fare il pompiere, poi un giorno ho visto passare sopra la mia testa un aeroplano molto basso, ho guardato in alto, non ho più guardato in basso. In quel momento lì ho deciso che nella mia vita avrei volato. Ora, molte volte, poi per me il volo è poi diventato una vera e propria passione, e molte volte uno si domanda, dice, ma la passione perché nasce, perché siamo contaminati dall'ambiente culturale nel quale noi siamo cresciuti?
a volte invece nasce per motivi così misteriosi, come un po' il caso mio, perché vengo da una famiglia, io ero già astronauta, che non avevano mai preso l'aeroplano in vita loro, i miei genitori, e li ho accompagnati per la prima volta in volo quando avevano 85 anni. Allora mio padre fa, dopo che l'ho portato in volo, mi fa: ma sai Maurizio, oh, tutto sommato volare è bello. Dico: beh, se ti svegliavi prima sicuramente ne potevi approfittare di più. Dicevo prima, io sono, la mia carriera si è svolta soprattutto all'inizio come pilota militare, poi molti mi domandano come si diventa astronauta in Italia, spiazzo moltissime persone quando rispondo che lo si diventa leggendo il giornale, perché il caso ha voluto che mentre ero a lavorare al centro sperimentale di volo dell'aeronautica militare, che è vicino a Roma, pratica di mare, un giorno aprendo il giornale ho visto un annuncio dell'Agenzia Spaziale Europea che diceva cercasi astronauti. Non era proprio scritto così, però diciamo che il succo era più o meno quello. Quando in Italia non aveva ancora volato nessuno e pensare di volare nello spazio sembrava una cosa veramente fantascientifica. Io però ci ho creduto, ho mandato la mia domanda, quando ancora si mandavano le raccomandate invece della PEC, quindi per 15 giorni sono stato in balia delle Poste Italiane, spero che non ci sia nessuno di voi che lavori per le Poste Italiane, e dopo una selezione che è durata praticamente 2 anni, ha coinvolto più di 6.500 persone in tutta Europa, alla fine sono state scelti 6, io sono stato l'unico italiano e 2 mesi dopo il termine della selezione mi sono trovato ad addestrarmi come astronauta alla NASA. Allora, io appartengo, anche se ero molto piccolo, appartengo ancora a una generazione di persone che ha avuto la fortuna di vedere lo sbarco sulla Luna in diretta, quindi per me la NASA era l'organizzazione perfetta per eccellenza. Poi ho scoperto che non era proprio così, anche se veramente è in grado di raggiungere gli obiettivi veramente molto, molto esaltanti. Voi sapete che gli americani sono molto organizzati, sempre, quindi quando si entra alla NASA non si entra così alla spicciolata su base individuale, ma si entra con una classe di astronauti. Noi eravamo 24, quattordicesimo gruppo di astronauti, considerato che il primo erano i famosi 7 della stoffa giusta, e quindi 24 astronauti, e per la prima volta la NASA aveva accettato di avere 5 non americani. Sapete che in inglese, soprattutto gli americani, i non americani li chiamano alien, e vi assicuro che eravamo veramente degli alieni in quell'ambiente. Eravamo 2 europei, 2 canadesi, che considero mezzi americani, e un giapponese. Dicevo, per la prima volta la NASA aveva consentito di far seguire a queste 5 persone non americane esattamente lo stesso iter addestrativo degli astronauti americani. Questo non vuol dire che fino a quel punto non ci fossero stati astronauti non americani che avevano volato, ce n'erano stati, anche alcuni europei, ma avevano volato in genere con la qualifica di specialisti di carico utile, cioè erano degli scienziati prestati all'astronautica che volavano perché erano particolarmente esperti in qualche particolare esperimento che in quel momento andava in volo, però a bordo della missione non potevano avere altri compiti. Invece il corso che ho seguito io era un corso che ti qualificava come specialista di missione, e quindi potevi assumere a bordo di una missione spaziale molti più compiti, a volte anche molto vicini alle fasi dinamiche del volo. Andare nello spazio è qualcosa di molto, non va più avanti, potete mandarlo avanti voi? Grazie. Diciamo che potete immaginare che andare nello spazio è qualcosa di molto complesso, perché le operazioni sono complesse, l'addestramento è molto complesso perché i veicoli sono incredibili. Lo shuttle è il veicolo volante più complesso in assoluto che abbia mai visto in vita mia, e ne ho visti parecchi anche di caccia militari molto, molto moderni. Per cui per qualificarsi astronauta ci vuole circa, anche al giorno d'oggi che si vola sulla stazione spaziale o con la Soyuz, fino a poco tempo fa con Dragon adesso,
ci vogliono circa 13-14 mesi per qualificarsi astronauti, anche se fino a quel momento non ci si è ancora sollevati da terra neppure di mezzo millimetro, però da quel momento in poi si può essere assegnati ad una missione e ad un volo, che può accadere il giorno dopo o un po' di tempo dopo. Nella mia classe la differenza di tempo tra chi ha volato per primo e chi ha volato per ultimo è stata di 10 anni. Quindi quando qualcuno mi dice qual è la caratteristica principale che deve avere un astronauta, beh, avete già la risposta: essere paziente. E devo dire che nella società dell'impazienza, perché noi siamo diventati impazienti in tutto quello che facciamo, essere pazienti è veramente una virtù, perché a volte noi investiamo tante energie e tanto tempo per cercare di raggiungere un obiettivo, che per me, per volare nello spazio in quel caso, era un obiettivo molto esaltante. Però dobbiamo essere anche pazienti per aspettare che i risultati arrivino al momento giusto, e questo è sicuramente qualcosa che forse dovremmo reimparare. Io sono stato abbastanza fortunato perché circa 7 mesi dopo la conclusione del corso di base sono stato assegnato ad una missione, quindi ad un volo, e la vita di un astronauta cambia, nel momento in cui è assegnato a un volo cambia totalmente. Alla NASA il primo segno tangibile che sei un astronauta assegnato ad un volo è che ti danno un parcheggio. È una battuta, però se qualcuno di voi andrà al Johnson Space Center, vi posso assicurare che è molto grande. Tu, come candidato astronauta non assegnato, parcheggi a 2-3 km di distanza e ogni giorno te la fai avanti e indietro sotto la pioggia o sotto il sole. Come astronauta assegnato ti danno un bel parcheggio vicino all'ufficio col tuo nome, e vi posso assicurare che la tua vita si semplifica di gran lunga in quel momento. Poi dopo un po' di tempo, dopo circa quasi 15 mesi di addestramento specifico per la missione, ognuno di noi si era addestrato specificatamente per i compiti che aveva a bordo, mi sono ritrovato qua. Discovery's onboard computers are primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 8. Start. 2. 1. Boost ignition and liftoff of the space shuttle, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Ecco qua. Beh, potete immaginare che andare nello spazio da un punto di vista personale è veramente molto emozionante, anche qualcosa di molto fisico, perché nel momento in cui si accendono i motori l'intera struttura comincia a vibrare, tu sei legato al tuo sedile, vibri pure tu. Nel momento in cui ti sollevi da terra cominci a vedere il mondo che ti gira attorno e la Terra allontanarsi sempre più velocemente. Dicevo prima, lo shuttle per me è la macchina volante in assoluto la più complessa e la più incredibile che abbia mai avuto la possibilità di volare. Giusto due numeri per darvi un'idea: lo shuttle al decollo pesava circa 2500 tonnellate, aveva circa 3500 tonnellate di spinta, che in poco meno di 8 minuti e mezzo ti portavano da quota zero, velocità zero, a 400 km di quota, oltre 28.000 km all'ora. Quindi vi posso assicurare che quando si accendono i motori le cose cominciano a cadere con una certa dinamicità.
Dicevo prima, questa spinta qua veniva in gran parte dai motori principali, che poi questi motori qua, ovviamente opportunamente leggermente rielaborati, ma con un controllo molto più moderno, sono poi quelli che dovrebbero portare in volo anche l'SLS di cui si è parlato prima per la missione attorno alla Luna. Diciamo che qui gran parte della spinta viene dai motori principali, che vengono definiti criogenici perché bruciano idrogeno e ossigeno liquido, quindi a meno 250-260 gradi, che era contenuto in quasi 5 milioni di litri in questo grande serbatoio esterno. E poi c'era la spinta propulsiva dei due booster a propellente solido. La grossa differenza tra questi due motori è che mentre i motori principali potevano essere accesi, modulati e spenti più o meno in qualunque punto della traiettoria, i booster una volta accesi non potevano più essere spenti, perché bisognava aspettare esattamente quasi due minuti durante il quale avrebbero consumato il propellente solido che era contenuto all'interno. Per cui molte volte durante le fasi di addestramento, per una qualche malfunzione che gli istruttori ci davano, non sapevamo bene dove stessimo andando, ma di sicuro quando si accendono i booster di sicuro non rimani a terra. E dicevo prima, meno di 8 minuti e mezzo ti ritrovi catapultato nello spazio. Molti domandano: ma è pericoloso andare in orbita? Beh, se qualcuno ha qualche dubbio, gli passa nel momento in cui circa una quarantina di minuti prima del lancio ti installi in cabina attraverso questo oblò, chiudono l'oblò e ti dicono che al momento del lancio la persona più vicina a te sta a 8 km di distanza, quindi se uno ha qualche dubbio gli si chiariscono subito le idee. Questa qua è una foto a cui sono molto affezionato, non solo perché è una delle foto del mio lancio, ma perché questa foto è stata scattata a Cape Canaveral. Voi sapete che Cape Canaveral per me è lo spazio porto per eccellenza, è il posto da cui sono partite tutte le missioni abitate americane, comprese quelle che sono andate sulla Luna. Però Cape Canaveral è anche una grande riserva faunistica e trovo questa foto molto poetica, perché in un singolo fotogramma c'è il massimo della tecnologia umana applicata al volo, che condivide lo stesso spazio aereo con il massimo della tecnologia naturale applicata al volo, che in quel momento non sembra in effetti molto interessata. Dicevo prima, lo shuttle è complesso, sì, è complesso, all'interno ci sono circa 1300 interruttori diversi a più posizioni e ogni singolo interruttore in una specifica posizione ha un effetto diverso sul sistema di riferimento a seconda della fase di volo. Quando sono decollato vi posso assicurare che sapevo a cosa serviva qualunque interruttore. Poi c'è anche un'altra lezione che quando uno si avvicina al volo spaziale apprende subito, è che quello che vedete qua è veramente l'esemplificazione del lavoro di squadra, del lavoro di team, di cui oggi si parla molto, a volte anche a sproposito. Perché contrariamente a quello che accade su un aeroplano dell'aviazione commerciale, in cui il comandante o il pilota possono fisicamente allungare un braccio e raggiungere qualunque interruttore c'è all'interno della cabina, sullo shuttle questo è fisicamente impossibile. Ci sono degli interruttori che possono essere operati solo dal comandante, che è seduto a sinistra, altri solo dal pilota, che è seduto a destra, alcuni solo dall'ingegnere di volo, che è seduto al centro. Per cui quando uno si avvicina al volo spaziale, se pensa di poter andare nello spazio da solo, ha decisamente sbagliato mestiere. E questo per me è stato qualcosa che mi sono portato dietro anche in altre avventure professionali. Noi eravamo 7, lo shuttle ha 2 deck, come si dice, 2 piani, 4 al piano di sopra, 3 al piano di sotto. Ovviamente chi sta al piano di sopra ha più attività relative alle fasi dinamiche del volo, invece chi sta sotto più attività legate in orbita. Me lo fai andare avanti, per favore? Andiamo avanti. Noi, la nostra missione è durata circa 16 giorni, per lo shuttle è una delle missioni più lunghe in assoluto. Lo shuttle aveva un'autonomia di circa 19 giorni, però se ne mantengono almeno sempre 2, come si dice in inglese, di contingency, di riserva, perché non si sa mai cosa può accadere, non devi arrivare con l'acqua alla gola all'ultimo momento in cui devi per forza rientrare. Di questi 16 giorni, i primi 3 giorni erano dedicati al rilascio di un satellite, che
che è quello a cui ha fatto cenno Roberto, che è un satellite, cosiddetto satellite al filo, un satellite che rimaneva collegato allo shuttle attraverso un filo elettroconduttore lungo quasi 21 chilometri, tra l'altro progettato, l'idea dell'esperimento è nata proprio qui a Padova, per cui c'è sicuramente un link attraverso Beppi Colombo. E questo era il secondo volo di questo satellite, perché il primo volo per motivi diciamo meccanici a bordo non erano riusciti ad andare oltre i 600 metri, quindi si era deciso di farlo rivolare. Quindi i primi 3 giorni dedicati al satellite, gli altri 13 giorni dedicati a esperimenti di fisica dei materiali che erano stivati nella stiva di carico dello shuttle e quindi esposti a vuoto. Quando ho volato io non c'era ancora la stazione spaziale, quindi nel momento in cui siamo arrivati in orbita abbiamo dovuto riconfigurare un razzo in una piccola stazione spaziale, siamo tolti il casco, la tuta, e vi posso assicurare, fai andare avanti, ok, posso assicurare che lo spazio abitabile a bordo, soprattutto sullo shuttle, è veramente molto molto limitato, la parte pressurizzata. Tanto che una volta arrivati in orbita dovevamo addirittura togliere i sedili, smantellare i sedili e stivarli ai lati e poi dovevamo reinstallarli prima del rientro, proprio per creare un minimo di spazio vitale. Allora ci sono dei compiti che è molto più facile fare a terra che non in volo e altri viceversa. Beh, questo compito qua appartiene alla categoria del viceversa, perché questo sedile a terra pesa circa 70 kg e sarebbe stato impossibile per me muoverlo con un dito così come sto facendo in questo momento. Me lo devi fare andare avanti oppure se sollevi un po' il computer. Questa foto qua vista con gli occhi, già con gli occhi normali, fa un po' impressione perché c'è una contiguità a bordo che è incredibile, ma poi visto con gli occhi degli ultimi 2 anni fa ancora più impressione. E a bordo bisogna avere un altissimo grado di sopportazione, perché quando operi hai i parti del corpo dei tuoi colleghi che vengono in contatto con te e non sempre sono le parti più nobili, vi posso assicurare, per cui ci vuole veramente un altro grado di sopportazione. Però è necessario, questo qua è stata presa proprio nel momento del rilascio del satellite, ognuno di noi aveva un compito ben preciso. Oltre agli esperimenti di cui vi ho accennato prima, avevamo anche un esperimento di combustione effettuato all'interno della cabina vera e propria dello shuttle, in particolare in questa grande... in questa scatola qua, che viene chiamata glove box, perché è una scatola a chiusura ermetica all'interno della quale si poteva operare attraverso questi guanti di plastica. E qui dentro davamo fuoco a dei pezzi di carta. So già, è tardi. Qualcuno dirà, non c'è bisogno di andare nello spazio per dar fuoco a un pezzo di carta. È verissimo, si può fare benissimo anche sulla Terra. Però ci sono 2 cose che sono estremamente pericolose per chi vola in orbita. Uno è la depressurizzazione della cabina, ma questo è facilmente comprensibile perché esce l'aria, esce l'ossigeno e a seconda della velocità con cui esce ci si lascia le penne subito. E l'altro è fuoco a bordo, né più né meno come quando prende fuoco malauguratamente la nostra macchina, il nostro appartamento. Per cui c'erano degli scienziati che volevano arrivare a ricreare un modello matematico che descrivesse la combustione in assenza di peso. Ora, so che è tardi, forse anche dopo cena, però se vi domandassi, quando purtroppo, soprattutto al giorno d'oggi, soprattutto sulle nostre montagne, c'è un incendio boschivo e c'è del vento, in che direzione vanno le fiamme? Vuol dire, una domanda un po' stupida, perché le fiamme vanno nella stessa direzione del vento. Poi dopo uno va in orbita, dà fuoco a un pezzo di carta, induce un flusso d'aria e vede che le fiamme invece di andare in questa direzione vanno in direzione opposta, perché è quella da cui arriva l'ossigeno. Quindi a volte molti si domandano, questo è un esempio molto semplice, si domandano ma perché andare in orbita, perché sperimentare delle cose, lo potremmo fare benissimo a terra e non andare in volo. No, a volte cambiando le condizioni al contorno i risultati possono essere addirittura diametralmente opposti, o sicuramente opposti a quello che noi ci aspetteremmo in un primo momento. Stessa cosa per quello che accade per le fiamme, se potessimo avere delle fiamme libere,
come noi abbiamo avuto all'interno di questa scatola. Prima parlavo, molti parlano a sproposito di assenza di gravità, siamo in un ambiente accademico per cui non è assenza di gravità ma è assenza di peso, che è qualcosa di leggermente diverso. L'assenza di peso vuol dire che le cose più leggere non salgono più, le cose più pesanti non scendono più, e se uno potesse accendere una candela, una fiamma libera, vedrebbe che mentre sulla Terra ha questa forma oblunga, a uovo, perché la parte calda sale, quella fredda rimane più bassa, in orbita le fiamme si metterebbero su una superficie sferica, che è anche la superficie di minima energia. Okay. Poi quando uno va in orbita, dal punto di vista tecnico è estremamente preparato, ma dal punto di vista della vita di tutti i giorni è un job training. Per mangiare, dormire, fare ginnastica, uno impara man mano quello che mentre lo pratica. Sì, qualcuno ti può consigliare delle cose, però fino a quando non le sperimenti difficilmente riesci a rendertene conto. Per mangiare a bordo dello Space Shuttle non c'era né un frigorifero né un forno, quindi uno si poteva portare dietro delle cose anche fresche, però vedete che si lavora in maniche di camicia, c'erano 23-24 gradi all'interno della cabina, per cui dopo 2-3 giorni anche la frutta va a male, e per il resto era tutta roba liofilizzata. E tutta la nostra cucina consisteva in questo armamentario bianco, che non è altro che un dispensatore di acqua. Qui c'è un ago, questo che vedete sono delle uova sbattute, qui dietro ci sono degli spinaci. Dicevo, cibo liofilizzato, lo infili il pacchetto nell'ago, seleziona la quantità di acqua, caldo, fredda, a seconda di quello che c'è scritto e di cosa sta mangiando. Certo, se si fa un'aranciata la mette fresca, se invece vuol fare delle uova sbattute la mette calda, mischi un po' e poi si può mangiare. Però anche questa parte qua non è per niente lasciata al caso, perché circa 2 mesi prima del lancio, invece di andare a mangiare alla mensa della NASA, uno va a mangiare in un particolare edificio dove vengono confezionati questi cibi, e gli danno un menù con 350 cose diverse, può assaggiare quello che vuole, e circa un mese prima del lancio deve decidere il proprio menù. Per cui io quando sono partito sapevo che il giorno 3 a mezzogiorno avevo scelto alcune cose, il giorno 5 la sera altre cose, eccetera eccetera. Poi uno va in orbita, quando si tratta di andare a mangiare pranzo o cena, va a aprire il cassetto dove ha messo, è stivata tutta la propria roba, guarda cosa è previsto per quel giorno, e a volte si domanda dove stava con la testa quando ha scelto alcune cose, perché alcune sono immangiabili. E poi dico sempre, ci sono delle cose che funzionano bene in volo e altre che funzionano benissimo sulla terra, però ci sono delle cose basilari della vita che funzionano ovunque. Ti do degli scampi se mi dai delle uova sbattute. Il baratto, e vi posso assicurare che anche in orbita funziona molto bene. E fai andare avanti. Ecco, voi vedete, in orbita, per quanto sia piccola la cabina, è facilissimo perdere delle cose. E la prima cosa che ti consigliano di fare quando hai perso qualcosa, che non lo trovi più, di andare a vedere dove sono le bocchette di areazione, perché dovuto al condizionamento è molto probabile che stiano lì. Altre volte non ritrovi più niente, anzi te le ritrovi quando vieni a terra, perché ti cascano su un piede quando ovviamente non sono più utili. Anche per mangiare hai un vassoio tutto attaccato con il velcro, come vedete qua. Ok. E poi, sì certo, e poi quello che fanno gli americani, ci sono sempre un po' di tradizioni, quando uno è un astronauta non americano, ti lasciano portare un po' di cibo, o almeno un cibo della tua che vuoi tu, che ti ricolleghi al paese da cui vieni. Venendo da Modena, cos'altro potevo portare? Del parmigiano, e quindi mi sono portato del parmigiano. Però a questo proposito c'è un piccolo aneddoto, perché ovviamente quando parli del parmigiano non vi dico i test che hanno fatto, non doveva essere troppo stagionato perché sennò si sbriciola, quindi solo fino a un certo tipo di stagionatura, però comunque tagliato in cubetti, io l'avevo in cassetti, in sacchetti, quelli con lo Ziploc, e messi nel mio cassetto.
Poi però ogni volta, noi lavoravamo su due turni, quindi sulle 24 ore un turno rosso e un turno blu, e quando io mi svegliavo dal mio turno andavo a controllare e ce n'era sempre di meno, pensavo ci fosse un topo, invece era qualche mio collega volpone più che topo che mentre io dormivo se l'andava a mangiare per un bel po'. Per dormire, dicevo prima, noi lavoravamo 24 ore su 24 a bordo, avevamo delle cuccette simili a quelle del treno, con uno sportellino scorrevole. Questo ti permetteva di isolarti dalla luce, ma non dal rumore. A un metro di distanza da queste cuccette c'era quell'esperimento di prima di combustione, che se sono due persone che parlano, ti disturbano esattamente come ti possono disturbare sulla Terra. Dicevo, questo è l'unico modo, l'unico posto in cui c'era veramente un minimo di privacy, dove mettere con calma con te stesso. E per dormire, ti domando come si dorme in orbita, benissimo, perché come ti metti stai comodo. È impossibile svegliarsi al mattino con la cervicale, perché come quando andiamo in vacanza il cuscino dell'hotel è troppo alto rispetto a quello a cui noi siamo abituati, però per dormire uno dorme in un sacco a pelo che è agganciato ai quattro lati, ovviamente il sacco a pelo galleggia, tu ti infili dentro, anche se ti chiudi con il velcro galleggi pure tu all'interno del sacco a pelo. E poi ci sono degli astronauti che non sanno dormire, non dormono male, se non hanno la sensazione del cuscino sulla testa. Quindi, vi avevo detto prima che la NASA è un'organizzazione molto tecnica e perfetta, per cui in orbita, non potendo un astronauta appoggiare la testa al cuscino, però si può appoggiare il cuscino alla testa con una striscia di velcro sulla fronte, e ci sono delle persone che così dormono benissimo. Non è stato il mio caso, però. E andiamo avanti. Ecco, per fare ginnastica, per voli diciamo di questo tipo era solo necessario avere un minimo di attività per mantenere una certa tonicità cardiovascolare. Ovviamente più si allunga il volo più è necessario svolgere invece attività anche muscolare, come adesso sulla stazione spaziale, perché in orbita non si fa fatica, cioè tu ti sposti solo spingendo su una parete da un punto all'altro, per cui se uno non facesse qualcosa è come se stesse a letto per delle settimane, i muscoli diminuiscono di massa, si perde una gran massa muscolare, per cui è necessario veramente essere molto disciplinati per mantenere, diciamo, per fare ginnastica almeno sulla stazione spaziale quasi ogni giorno. Poi per la doccia sapete che l'acqua non cade, questo ormai è risaputo. Per lavarsi per me non è mai stato un grosso problema, perché uno usa ecco, in orbita non sarebbe successo, come quando uno va in campeggio con un panno bagnato, mi sono sempre lavato bene, mi sono sentito bene. Invece per i capelli, per me non sono mai riuscito ad avere un'idea di capelli puliti, perché ti danno questo shampoo che lo chiamano shampoo a secco, ma che di secco io non so che cosa ci abbia, perché quando te lo metti sulla testa sei tutto bagnato e poi ti asciughi con un asciugamano. E immancabilmente chiunque torni dall'orbita, quando gli chiedete cosa vuoi fare per prima cosa, sicuramente una doccia calda, su questo non ci sono dubbi. E poi c'è anche tempo per giocare, non si lavora solo, c'è anche un po' di tempo, uno se lo riesce a ritagliare, si torna in orbita e si ritorna bambini, come è sempre, e la prima cosa con cui uno vuol giocare è con i liquidi. Non so se voi vi ricordate, forse qualcuno che ha qualche anno di più, che quando giocavamo con le bolle di sapone, che per fare una bolla di sapone grande bisogna mettere su una certa tecnica, non è che uno prende l'attrezzo, soffia dentro e la bolla diventa grande, no. Prendere l'attrezzo, poi deve soffiare, però con un flusso che non deve essere né troppo basso, perché sennò la bolla non si gonfia, né troppo alto, se non una piccola bollicina si stacca subito. Quindi bisogna imparare una certa tecnica. Stessa cosa per fare le bolle in orbita con l'acqua, utilizzando un pacchetto di acqua che noi potevamo bere. La prima cosa, il tuo collega fa una bolla e tu
che sei fondamentalmente competitivo, devi dimostrare che ne fai una più grande. Quindi cominci e ci vuole certa tecnica. Poi, dopo aver fatto una bella bolla d'acqua, giochi con le diverse densità dei liquidi, fai prima una bolla d'aranciata e poi giochi con una bolla d'acqua e metti dentro una bolla un po' di aranciata, e quindi fai queste bolle multicolori. Insomma, ve la faccio breve. Io e un altro mio collega che volavamo per la prima volta, eravamo nel turno separato da quello del comandante, quindi una sera eravamo lì, giocavamo con l'aranciata e dicevo prima, in orbita è facile muoversi, ma è difficile stare fermo. Quindi dopo aver fatto questa mega bolla di cui eravamo molto orgogliosi, a un certo punto la bolla ha cominciato a muoversi, non siamo più riusciti a controllarla, ha toccato la parete ed è esplosa in mille bollicine. Per cui le due ore successive siamo stati lì con asciugamani e tutto a pulire la parte di sotto, tutta la superficie, diciamo, interna dello shuttle, e ridevamo tra di noi perché pensavamo a terra penseranno chissà che lavoro, compiti estremamente tecnici stanno facendo in orbita. Noi eravamo lì con olio di gomito a pulire, perché se il comandante ci avesse beccato il giorno dopo con la sua astronave, come sempre dice, messa così, ci avrebbe fatto una bella ramanzina. E puoi andare avanti? Vabbè, non si vede, quindi andiamo avanti. Una cosa che ovviamente colpisce moltissimo chi vola in orbita è vedere la Terra da questa prospettiva. Dicevo prima 400 chilometri, che sono anche quelli della stazione spaziale, quindi quando uno guarda giù non vede la Terra come una pallina, quella la vedranno chi avrà la fortuna di ritornare a distanze prossime a quelle della Luna, che sono circa 400.000 chilometri, però è già una distanza sufficiente per vedere molto bene la curvatura della Terra, perché, che ci crediate o no, la Terra è sferica, vi posso assicurare, e soprattutto si vede molto bene l'atmosfera, questa striscia blu, che è l'atmosfera, che è quella che mantiene la vita sulla Terra così come noi la conosciamo. E vi posso assicurare che quando uno la vede così, nel background nero dell'universo, è qualcosa di veramente molto emozionante, fa quasi impressione. E poi, quando io sono partito per lo spazio, sono partito con tre certezze: che Zocca fosse il centro del mondo, che la Terra fosse scura, che il cielo fosse blu. Oh, sono tornato, non ce n'era una che fosse vera, eh? Cioè, Zocca non si vede, la Terra è prevalentemente blu, come voi sapete benissimo, e il cielo è di un nero così intenso che io onestamente così non l'avevo mai visto. E poi uno pensa anche che, siccome uno vola attorno alla Terra e guarda giù, diciamo, sia molto semplice riconoscere i posti sulla Terra. Parzialmente vero, dipende, tanto che ti fanno studiare geografia dallo spazio prima di partire per l'orbita terrestre, però ci sono dei posti che è molto più facile riconoscere che non altri. Adesso faremo velocemente un giro del mondo per immagini. Qualcuno qui ci sarà sicuramente stato, perché questo è il Cairo con le tre piramidi. Se vai avanti, per favore. Questo è ancora più semplice, perché questo è il Nilo, visto di notte, e dall'alto verso il basso vedete il delta del Nilo, il Cairo, la depressione di Al-Fayoum e questa grande ansa del fiume, che è molto riconoscibile dall'orbita terrestre, dove c'è Luxor con la Valle dei Re. Poi questa foto qua, per me, in un singolo fotogramma c'è per me il prima, il durante e il dopo, perché questa qua è una foto di Cape Canaveral. Noi siamo partiti da una di queste due piattaforme qualche giorno prima dello scatto. Questa macchia nera che vedete è la coda dello shuttle, che in quel momento sta volando con la coda puntata verso la Terra, e questa piccolissima striscia bianca è la pista sulla quale noi dobbiamo atterrare di lì a qualche giorno, che è poco più lunga e poco più larga della pista dell'aeroporto di Venezia, solo che bisogna centrarla partendo dall'altra parte della Terra. E vi posso assicurare che anche oggi, quando ancora ci penso, quello che riesce a fare la tecnologia, in questo caso qua applicata al volo spaziale, per me rimane ancora qualcosa di onestamente incredibile. Se andiamo avanti, vabbè, questo è facilmente riconoscibile. La prossima, questa lo riconoscete?
Venezia, questa è Milano di notte, Lago di Como, non so se qualcuno sa esattamente dov'è la casa di George Clooney qui, Torino di notte, dove attualmente abito, Dubai, il lago navigabile più alto del mondo, che è il Titicaca, al confine tra Bolivia e Perù, dune di sabbia sulle coste della Namibia in Africa sudoccidentale, e poi basta alzare lo sguardo e a seconda di quale emisfero in quel momento si sta volando si può vedere, ammirare l'aurora boreale o l'aurora australe, che non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di vederla almeno dalla terra, ma è uno spettacolo altamente dinamico, non è uno spettacolo statico, quindi uno vede queste nuvole, queste luci che si muovono in maniera incredibile. E poi quando io ho volato tra il mese di febbraio e il mese di marzo, ho sorvolato più volte la catena dell'Himalaya in totale assenza di nubi, quella che vedete qua, il fiume che vedete sulla sinistra, il Brahmaputra, che è uno dei fiumi sacri dell'India, e a destra l'altopiano del Tibet, la più bella lezione in geografia gratis che uno possa immaginare. E poi tutti ci dicono che la percezione che noi abbiamo delle cose dipende dal nostro punto di vista. Ve lo posso assicurare che è così, perché tra le tante foto che abbiamo fatto, alla fine quando siamo tornati a terra siamo accorti di aver fatto anche questa foto qua, e la montagna che vedete qui al centro è l'Everest e fa sicuramente molta meno impressione visto dall'alto verso il basso che non dal basso verso l'alto, e questo ve lo posso assicurare perché dopo aver visto questa foto, essermi detto un po' come una boutade, prima o poi ci salirò, mi sono voluti 20 anni per decidermi, ma nel 2018 mi sono detto, siccome non puoi salire sull'Everest a 80 anni, o lo fai adesso o non lo fai più, allora adesso, e quindi sono, dopo 2 anni di allenamento, se vai avanti, sono riuscito ad arrivare in cima all'Everest, questo qua è il famoso Hillary Step, e prossimo, e a farmi fare questa foto qua, ho fatto decisamente molta più fatica a farmi fare questa foto che non io a fare l'altra foto. E poi andiamo avanti, e poi se c'è qualcosa, questa è una domanda che è stata fatta anche prima, che cambia sicuramente molto della nostra personalità, è lo sguardo che uno ha sulla terra dopo averla vista da questa prospettiva così, così diversa. Oggi meno male che sentiamo parlare di sostenibilità molto più del passato, però se ci pensate, siccità, inquinamento, deforestazione, se non le sperimentiamo direttamente, rimangono dei concetti razionali che dobbiamo metabolizzare col nostro cervello per capire esattamente a cosa si riferiscono. Poi uno ha la fortuna di andare in orbita e, come dicono gli americani, non ci vuole un rocket scientist per capire che questo è il lago Chad. In Chad una volta era grande così e adesso si è ridotto al centro. Quindi siccità diventa un'immagine che è molto più potente di qualunque parola. Poi uno sorvola la parte ovest della Cina, queste qua si chiama Red Basin, quello che vedete non sono nubi di vapore acqua, ma sono nubi di smog. Qui sotto ci sono centinaia di milioni di persone che bruciano combustibili fossili. Qualcuno tra voi ci sarà sicuramente che penserà, ma questa è la Cina, noi siamo diversi. Non proprio, perché questa che vedete qua è la pianura padana in certi giorni dell'anno, ma così lo è anche quando ci sorvolano grandi città tipo Los Angeles, Mexico City, Jakarta, Kuala Lumpur. L'inquinamento lo si vede con i propri occhi, non c'è bisogno di avere strumentazioni molto sofisticate, quindi inquinamento diventa un'immagine, e quando si sorvola la foresta amazzonica, deforestazione diventa un'immagine, perché gli alberi vengono tagliati secondo questo particolare schema con una strada centrale delle ramificazioni naturali. Allora io dico che al giorno d'oggi sostenibilità deve essere qualcosa che deve diventare una parte di noi, non si deve solo limitare, va bene anche quello, meglio di niente, di chiudere il rubinetto dell'acqua quando non serve o spegnere la luce quando non serve, ma deve diventare una filosofia alla quale noi improntiamo il nostro lavoro, qualcosa che ci deve ispirare nel modo in cui noi affrontiamo il nostro lavoro, qualunque sia la nostra professione, perché se ci pensate, quando uno
ha la possibilità di rifare delle cose che aveva fatto nel passato, le fa sicuramente meglio e in maniera più efficiente, e quindi è possibile farle in quel modo lì fin dall'inizio. E poi, come tutte le belle avventure, c'è anche una parte emozionante, perché è emozionale. Tutti pensano che l'astronauta, siccome è una professione o un'attività molto tecnica, quando uno va in orbita diventa quasi come un robot senza le proprie emozioni, invece uno rimane una persona, e quello che ci fa emozionare a terra ci fa emozionare anche in volo. Questo, no, lascia quello di prima, questo è un tramonto. Voi sapete che uno fa un giro della Terra ogni 90 minuti, circa 45 minuti di giorno, 45 minuti di notte, si vede un'alba e un tramonto 16 volte al giorno, e questo è un tramonto, e il tramonto è altamente dinamico, perché in orbita ci si sposta a 8 km al secondo, e quindi è costantemente cangiante. E una volta sono riuscito a contare quasi 27 gradazioni diverse di colore. E poi, ecco, se andare avanti, questa è la domanda che faccio a Roberto, perché questa è qualcosa che dall'emisfero nord non si può vedere, perché le stelle che vedete dietro, la croce del sud, che si possono vedere solo quando uno è nell'emisfero australe. E poi quella dopo, e poi dicevo prima, quello che ci fa emozionare sulla Terra ci fa emozionare anche in volo, come quando vediamo la Luna che a volte tramonta dietro l'orizzonte del mare. Beh, questo qua è una sequenza del tramonto della Luna dietro l'orizzonte terrestre, vi posso assicurare che visto dall'orbita è molto molto emozionante. E poi, come tutte le belle avventure, dobbiamo ritornare, si è rimesso il casco, le tute, abbiamo tirato fuori i checklist e ci apprestiamo a rientrare. Ecco, se qualcuno mi dicesse Maurizio, devi cancellare tutte le immagini che hai fatto in orbita, me ne puoi tenere una sola, terrei questa qua, perché lanciare, andare nello spazio, vuol dire accelerare da 0 a 28.000 km all'ora, rientrare vuol dire decelerare da 28.000 km all'ora a 0, e a parte un impulso iniziale ma minimo, che ti fa giusto cambiare la traiettoria della tua orbita, e quindi da circolare te la fa reintersecare l'atmosfera terrestre, tutta la decelerazione avviene per attrito con l'atmosfera. Poiché con lo shuttle si tendeva ad atterrare molto presto al mattino, tra le 8 e le 9 del mattino, vuol dire che quasi tutta la parte di rientro te la fai nella parte notte della Terra. Questo attrito genera del calore. Davanti, un metro e mezzo davanti al muso dello shuttle, ci sono circa 1600 gradi centigradi, e hai delle fiamme, si formano delle fiamme che avvolgono, seguono l'intero campo aerodinamico dello shuttle, avvolgono l'intera cabina, passano ai lati dei due finestrini, si richiudono poco sotto il finestrino superiore, e con un flusso unico impattano la coda dello shuttle, che è questa che vedete qua, e questa è una foto che è stata scattata da dentro la cabina, da davanti guardando dietro, e questa è la coda dello shuttle che è incandescente, ma così lo è anche la parte sotto che noi non potevamo vedere, che se non fosse stato per le mattonelle al carbonio silicio, dicevo, fuori c'erano 1600 gradi, lo shuttle è fatto d'alluminio, l'alluminio diventa liquido a 600 gradi, beh, senza quelle mattonelle lo shuttle sarebbe diventato liquido in pochissimi secondi. E poi, andare avanti, e poi lo shuttle atterrava come un grande agliante di circa 100 tonnellate, non era più possibile utilizzare i motori, quindi dal momento del primo impulso in poi la traiettoria era semibalistica, diciamo, con una piccola possibilità di manovra, e bisognava centrare al posto giusto quella pista di cui vi ho parlato prima, partendo dall'altra parte della Terra. Questa per me è stata la fine di una bellissima avventura nel corso della quale ho imparato tantissime cose che poi ho cercato di replicare anche in altre attività che ho fatto dopo essere riuscito a coronare il sogno di volare nello spazio. Grazie mille.
Grazie, grazie tantissimo Maurizio, mi è già capitato di sentirti, ma è sempre un'emozione, sempre rivivere le cose, e sono sicuro ci saranno tantissime domande, da curiosità a cose più, più importanti, o qualcosa magari Telmo mi aiuta a raccoglierle. La classica domanda che tutti dovrebbero fare, ma che nessuno fa mai, di come si va in bagno. Vedi che c'era... Allora, adesso nessuno ha coraggio di farla, quindi devi rispondere da subito. Allora, la spiego così: dove a terra c'è la gravità, a bordo c'è l'aspirazione. Quindi per la parte liquida c'è un tubo, tipo il tubo dell'aspiratore, quello che noi utilizziamo in casa, con un adattatore. Quello che vi dirò è perché qualcuno in qualche momento nel corso di queste conferenze mi ha fatto una domanda specifica. Dicevo, c'è un adattatore, sì, ognuno ha il suo, mi ha chiesto ce n'era uno in dubbio, sì, quello dei maschietti è diverso da quello delle femminucce, e i maschietti hanno una misura solo, posso assicurare, e invece per la parte solida, e anche lì c'è aspirazione, e questo invece è qualcosa che per il quale ci si addestra a terra, perché voi sapete anche proprio dell'aspiratore di casa che se non è chiuso bene aspira aria da fuori, quindi in effetti non aspira la polvere, quindi ti insegnano, c'è un bagno molto simile a quello che uno ha in orbita, in cui impari a come sederti per chiudere bene, quasi ermeticamente in orbita la parte dove poi uno fa i propri escrementi, e ovviamente lì si rischia di volare, e quindi hai delle maniglie che ti metti sulle cosce, abbastanza macchinosa la cosa, che ti tengono giù, altrimenti tu voleresti via. E il bagno è, almeno sullo shuttle c'è una porta in cui è rinchiuso, cioè si tira una tenda, però sopra e sotto è aperto, quindi c'è veramente pochissima privacy, rumori e odori esattamente come sulla terra, per cui vi posso assicurare che, quando dicevo prima che c'erano, che bisogna avere un alto grado di sopportazione, sì, in effetti è effettivamente così. Prego, lasciamo prima la parola a loro, ci sono domande, io ne avrei tantissime. Prenotatevi, poi vengo io direttamente, così se sono troppo lunghe. Ma intanto che loro pensano a una domanda, mi ha incuriosito quello che dicevi proprio alla fine, e cioè che poi tu hai utilizzato in quello che hai fatto dopo, sì, queste competenze, queste esperienze, in che senso? Ma nel senso che se c'è una cosa, ci sono due o tre cose che mi hanno veramente molto colpito alla NASA. Una è che senza il lavoro di team, veramente in orbita non ci puoi fisicamente andare, e molte volte uno associa l'idea di team a dell'amicizia, no? Che era un po' anche la mia esperienza. Io venivo da un gruppo di volo dell'aeronautica in cui sì, si andava a lavorare al mattino, ma con un buon numero di persone si condivideva anche una buona parte della vita sociale fuori. Però lì mi sono reso conto che se uno ha ben chiaro, e questo si applica anche nel mondo del lavoro e in tantissimi altri ambiti, che se uno ha ben chiaro qual è l'obiettivo, qual è il proprio ruolo a bordo, qual è il suo contributo, e se soprattutto si sente valorizzato all'interno di un team per quello che uno può dare, beh, allora da quel punto di vista lì si può lavorare bene e in maniera efficace, anche se non si riesce a mangiare la pizza tutti insieme tutti i giorni. E questo per me è stato una grossa scoperta, che molti dicono vabbè, ma eravate sicuramente degli amici. Sì, a volte sì, però dopo 10, 12, 24 ore di simulazione, tra i membri dell'equipaggio c'erano persone con cui uscivo volentieri a darmi a bere una birra, e altre che mi dicevo li devo vedere anche domani mattina. Però questo non toglie che si possa lavorare bene insieme in maniera efficace. Ma quello soprattutto che è stato fondamentale è il ruolo del comandante di bordo di una missione spaziale. Come chiunque ha la necessità o l'onere di gestire un team di persone o un'azienda, che quando si fa qualcosa alla fine si deve essere sempre qualcuno
che si può discutere quanto si vuole, poi ci vuole uno che alla fine prende una decisione, c'è poco da fare, non si può discutere all'infinito. Però il ruolo, e questo è sicuramente un ruolo importante del comandante di bordo, però un ruolo secondo me ancora più importante è quello di cercare di dare, di assegnare compiti e responsabilità ai membri dell'equipaggio in maniera più o meno uguale, in modo tale che ognuno si senta valorizzato e si senta parte del gruppo. Faccio un esempio che è facilmente comprensibile: il range di compiti a bordo della nostra missione andava da lanciare un satellite a pulire il bagno, che fa ridere, ma se il bagno va off la missione diventa un dramma, non nel giro di settimane o giorni, nel giro di ore, ed è chiaro che tutti avrebbero voluto lanciare il satellite e nessuno pulire il bagno. Beh, lì sta nell'abilità di chi gestisce un team di assegnare i compiti in maniera più o meno equa, come è successo a noi, in cui tutti noi abbiamo avuto i nostri 10 minuti da eroe davanti alla videocamera, ma spenta la videocamera a turno andavamo a pulire il bagno. Una domanda. Certo. Prego. Ha avuto paura in qualche momento? Sì, allora, dal momento che si entra? Questa è una domanda che viene spesso, perché l'attività spaziale, contrariamente a quello che qualcuno possa pensare, non potrà mai essere un'attività a rischio zero. Si possono cercare di diminuire i rischi, ma inevitabilmente coi propellenti con cui si ha a che fare al giorno d'oggi, poi le missioni l'hanno dimostrato. Però in italiano io differenzio sempre tra paura e timore, perché la paura è qualcosa di negativo, perché la paura è quello che ti fa prendere in qualunque contesto ti fa avere una reazione istintiva, che è esattamente quello che tu non vuoi avere. Perché, come dice qualcuno, sia qualche comandante esperto, non importa quanto sia grave la situazione, la si può sempre rendere peggiore se uno mette le mani subito senza pensarci. Ecco, ed è attraverso la tipologia di addestramento che tu impari che hai veramente moltissime possibilità di interfaccia con la macchina, poi c'è sempre l'alea del rischio, ma che ti permette, diciamo, di supplire, perché lo shuttle era veramente complesso e con molti sistemi ridondanti, a supplire a vari malfunzionamenti. Invece timore io lo considero un aspetto positivo, perché timore è quello che ti fa mantenere i sensi allerta e quindi ti fa essere reattivo, ma in maniera razionale, che è molto diverso dalla reazione che tu c'hai legata alla paura. Quindi queste due cose qua uno le impara nel corso dell'addestramento, perché tu cominci da scenari semplici e evolvi via via verso scenari molto più complessi. Perché se io fossi stato esposto all'ultima simulazione prima del volo, il primo giorno alla NASA, avrei detto impossibile. Non ce la farò mai, perché hai 10, 12, 15 emergenze diverse, nessuna singolarmente critica, l'insieme potenzialmente critico alle quali tu devi far fronte. Però tu capisci che se tu cominci ad addestrarti con situazioni semplici e evolvi via via verso situazioni più complesse, domandandoti continuamente cosa faccio se accade questo, cosa faccio se accade quest'altra cosa, cosa faccio se accade quest'altra cosa, non è un addestramento che è finalizzato a imparare delle procedure a memoria, ma è finalizzato a cercare di avere uno sguardo razionale, a volte anche davanti a indicazioni che sono tutto fuorché razionale, come spesso accade su tante missioni, compresa la nostra, in cui tra 2 secondi prima del lift off e 20 secondi dopo il lift off abbiamo avuto indicazioni di un motore che non funzionava al massimo. Con quelle indicazioni non era neppure previsto alzarsi, staccarsi da terra, perché di sicuro non si arriva in orbita. Per cui in teoria c'è una procedura automatica che induce uno spegnimento automatico degli altri due motori, invece noi ci siamo sollevati da terra. E quando sono andato a riascoltare, diciamo, le registrazioni delle comunicazioni intercom a bordo, non ho sentito oddio, questo non è previsto, cosa facciamo, ma non so, chiediamo. No, vai a vedere questo parametro, confrontalo con quell'altro, guarda questo,
e siamo arrivati alla conclusione che era un falso allarme, e ci siamo arrivati prima di Mission Control, e Mission Control ha molte più persone, molti più dati, molta più capacità di elaborazione dati. Questo per dire a che punto ti porta l'addestramento, che è molto ripetitivo, molto noioso, ma che poi alla fine ti diventa utile proprio nei momenti di difficoltà. Abbiamo una domanda qui. Buonasera. Buonasera. Io avevo una domanda un po' curiosa, che ho sempre avuto questa curiosità, però effettivamente ho letto sempre poco, forse è legato un po' anche al mio lavoro. Io faccio l'infermiere in ambito di emergenza. In caso di emergenza in orbita, se uno degli astronauti per qualche motivo ha un arresto cardiaco, sì. Ecco, cioè, una cosa che effettivamente io ho sentito poco, per fortuna, sì. Però effettivamente potrebbe essere un'emergenza che viene considerata dalla NASA, che penso a tutto. In caso di arresto cardiaco, come viene effettuata la gestione, per esempio, di un massaggio cardiaco? Noi sulla Terra dobbiamo metterlo su un piano rigido per permettere la compressione del cuore. Però in quel caso lì siete un po' difficile. E poi sì. Anche la gestione successiva, effettivamente. Allora, diciamo che per quanto riguarda gli equipaggi dello shuttle, se tra i vari membri dell'equipaggio c'era qualcuno che aveva come formazione il medico, ovviamente quello diventa il medico di bordo. Se non c'era, come nel nostro caso, ci sono almeno due persone, a seconda dei turni, che vengono addestrate in maniera molto semplice, non è che uno si deve laureare in medicina, però a avere un minimo di interazione, tra cui anche un massaggio cardiaco. Poi, vabbè, è vero, in orbita tu galleggi, però puoi legare la persona a terra contro la parete, quindi in effetti ce la puoi fare. E se qualcosa di molto grave, dipende quanto sia grave, lo shuttle poteva più o meno sempre ritornare, a volte puoi rientrare, non in qualsiasi punto e non necessariamente sulla base di atterraggio prevista. Avevi attorno al mondo varie basi, possibilità di atterraggio su alcuni aeroporti di emergenza che ti permettevano di ritornare a terra. E poi è vero che un infarto è sempre un punto interrogativo, però prima di andare in volo cercano di controllarti, ecco, sì. Però l'imprevisto c'è sempre, certo. Sì. Alzate bene mano se non vi vedo. A te. Intanto grazie per questa presentazione. Mi ha incuriosito, devo dire il vero, l'orologio che ho visto al suo polso. Allora mi chiedevo, durante una missione, che ruolo ha l'orologio per... L'orologio è fondamentale. Hai un orologio a bordo che comincia a segnare nel momento in cui al lift off, e ovviamente segna secondi, minuti, ore e giorni nel nostro caso, e su quello è basata tutta l'attività. Si chiama Mission Elapsed Time. Tu hai il tuo programma di volo che è funzione dell'orologio, quindi a determinati punti ti dicono, cioè le procedure dicono, non so, giorno 2, ore 2, 45 minuti e 30 secondi devi effettuare questa manovra o devi spingere questo bottone. Adesso la faccio in maniera semplice, tu vai secondo questo programma di volo, secondo il flight plan, che è tutto basato su quell'orologio lì, che è come se fosse un'ora che comincia, che non ha niente a che vedere né con la luce che vedi fuori se vedi ombra, e neanche con quello che vedi, che è l'orario di Houston o altri orari, è l'orario tuo di bordo. Buonasera, sì. La mia è un po' simile, lo stesso tema, nel senso che volevo chiedere, i ritmi circadiani sballeranno tutti un po', si riesce a dormire e quante ore si riesce a dormire, e si dorme tutti insieme dalle alle, come funziona? E poi un'altra che mi è venuta così, proprio i sogni, si sogna come si sogna?
Allora, si dorme tutti insieme, sì e no, nel senso che si dorme tutti insieme se la missione diciamo, prevede un turno solo. Nella nostra missione, per la complessità diciamo, dell'operazione di bordo, eravamo divisi in due turni. Diciamo che nelle 24 ore terrestri uno ne dorme 8 e ne sta sveglia 16. E delle 16 ne lavora 12 e poi c'hai 2 ore prima e 2 ore dopo, perché quando ti svegli ti devi preparare, ti devi lavare, pettinare, i maschietti anche farsi la barba se decidono di farsela, e stessa cosa prima di andare a letto, mangiare, cenare, eccetera. Quindi noi eravamo divisi in due turni e coprivamo le 24 ore, fermo restando che a ogni cambio di turno tutti e 7 eravamo svegli. E quando c'hai un bagno solo, lo spazio molto limitato, tra chi si doveva preparare per cominciare la giornata e chi invece doveva prepararsi per andare a letto, vi posso assicurare che c'è abbastanza movimento e abbastanza caos all'interno della cabina. Per il ritmo circadiano, sì, è vero, uno fa il giro, dicevo prima, uno fa il giro della Terra ogni 90 minuti, quindi quando uno guarda fuori... A volte uno si sveglia che fuori è buio, oppure deve andare a letto che fuori è giorno, e a volte lo è solo per qualche decina di minuti. No, io mi sono accorto, non i primi giorni, ma soprattutto gli ultimi, che quando dovevo andare a letto, se aspettavo di andare a letto nella parte notte, diciamo, quando fuori era buio, dormivo benissimo. E a volte alla mattina per svegliarmi aprivo, e se c'era luce mi alzavo subito, se no a volte aspettavo un pochettino in modo da arrivare con la luce, perché altrimenti se andavo a letto quando fuori c'era luce e poi mi alzavo che era buio, come quando certe volte ci dobbiamo alzare alle 4 del mattino per prendere il treno, no, e la sera prima dobbiamo andare a letto alle 8 e non dormiamo la sera prima e poi la mattina dopo siamo mezzi addormentati. Sogni, sì, io ho sempre sognato. La cosa, posso raccontare un aneddoto, questo qua, sì, che è incredibile, di come la mente possa condizionare le tue sensazioni fisiche. Prima di partire per l'orbita avevo parlato con diversi astronauti che avevano già volato e gli ho detto sì, va bene, andiamo in orbita, abbiamo i nostri esperimenti, dobbiamo fare questo, ma cos'è che effettivamente devo cercare di provare che è qualcosa di incredibile? Ora c'era questa persona con un tipo molto particolare che aveva già volato 4-5 volte e mi ha detto guarda, quando hai un po' di tempo e che sei tranquillo vai nella tua cuccetta, ti isoli, poi chiudi gli occhi e poi solo con la mente vai su un edificio molto alto che conosci bene e ti butti giù. Si è detto ma cosa cambia? Ma solo col pensiero. Vabbè, quindi sono verso la fine della missione, alla fine avevo più, un po' più di tempo, quindi un giorno sono andato a letto e ho chiuso gli occhi e solo con l'immaginazione mi sono messo in piedi sulle finestre nel campanile di Zocca, perché me lo ricordavo, Zocca torna sempre fuori, me lo ricordavo quando avevo 6-7 anni, che è alto 30 metri, non è che sia altissimo, ma quando guardavo giù mi faceva impressione vedere da quell'altezza. Quindi mi sono messo in piedi e poi mi sono voluti ben un buon 4-5 minuti per decidere di fare il passo e buttarmi giù. Beh, nel momento in cui mi sono buttato giù, ho sentito lo stomaco che da qui veniva qui e dalla sensazione di volare ho cominciato a avere la sensazione di cadere e sembravo Willy Coyote dentro al canyon, quando cadevo e non arrivavo mai a terra, continuavo a cadere. Poi nel momento in cui ho riaperto gli occhi, lo stomaco da qui è tornato qua e ho ripreso a volare. Quindi questo per me è stata un'esperienza incredibile di come a volte le nostre sensazioni fisiche siano molto legate al nostro cervello, di come il nostro cervello possa condizionare le nostre sensazioni fisiche. C'è una domanda di una bimba che vuole andare su Marte, sì? Prossimamente. Ah, beh, hai già l'età giusta, Quanto ci vuole per costruire un razzo? Un razzo dipende, se è un razzo uguale, diciamo, se è un'altra esemplare di un razzo che è già conosciuto,
non ci vuole moltissimo, non ti so dire quanti mesi o se ci vuole un anno e qualcosa. Se invece uno deve progettare un razzo completamente nuovo, beh, allora quello ci vogliono diversi anni. C'è una domanda del mio ragazzo qui. Sì. Buonasera. Sì. Volevo chiedere, quali sono le sensazioni che si provano dal momento in cui il countdown va a zero e i motori si accendono e si decollano fino a quando si arriva in orbita? Beh, sì, allora, quella è un qualcosa che uno ha già vissuto, perché circa un mesetto prima del lancio vero e proprio ti portano a Cape Canaveral e fai esattamente tutta la procedura come se fosse il giorno del lancio, quindi dalla vestizione, perché devi mettere la tuta, il casco, devono provare che la tuta si pressurizzi bene e tutto, prendi il pulmino e vai fisicamente allo shuttle che è sulla rampa di lancio, sali, entri in cabina e fai tutta la procedura di lancio fino a zero, in cui, anzi, a circa 6 secondi, perché la sequenza di accensione dei motori comincia da 6 secondi fino a zero, e ovviamente vedi solo le indicazioni, i motori non si accendono in quel caso lì, quindi quando tu lo fai la prima volta è qualcosa che hai, se non altro, già visto almeno una volta, anche se l'emozione non è la stessa. E fino a quando sei 40 minuti, 30 minuti, 20 minuti, ancora bene, hai le tue procedure che non sono, diciamo, così intense come uno possa immaginare, però c'hai questo ritmo, questa sensazione del tempo che passa, ma nel momento in cui tu arrivi a 5 minuti dal lancio, almeno con lo shuttle, è quando si accendono quello che vengono chiamate APU, sono dei generatori di potenza idraulica che mettono in pressione, diciamo, il circuito dei motori che permettono di indirizzare lo shuttle, anche il circuito delle superfici di bordo aerodinamiche. Ecco, quando cominciano a accendersi queste, cominci a sentire delle vibrazioni, senti il fluido che scorre all'interno perché le pareti trasmettono queste vibrazioni, poi a 2 minuti ti chiudi il casco, passi sull'ossigeno della tuta e in quel momento lì prima sentivi anche i rumori esterni, in quel momento lì non senti più niente perché sei completamente isolato, solo puoi parlare con gli altri membri dell'equipaggio attraverso l'interfono, e quando arrivi attorno a 30 secondi, cioè 32 secondi dal lancio, lo shuttle passa, diciamo, dal controllo di terra al controllo di bordo, quindi sono i computer di bordo che gestiscono l'intera sequenza del countdown e del lancio da quel momento lì in poi, e quando arrivi ai 10 secondi dal lancio, beh, diciamo che il tuo cuore comincia un po' a battere, e a 6 secondi cominciano ad accendersi i motori, quindi cominci a sentire le vibrazioni del motore, cominci a vedere le indicazioni che prendono vita, fino a zero, in cui ti sollevi da terra e vedi la colonna, diciamo, la piattaforma di lancio con questo mast che c'è di fianco, da cui sei entrato nello shuttle, che si allontana e vedi il mondo che comincia a girare attorno a te. Io c'è un altro bimbo qua che ha un'altra, sì, domanda. Ma appena sei arrivato in orbita, la prima cosa che fai, tipo nello spazio non c'è la gravità, non c'è la forza di gravità, ti viene da fare i salti o le capriole in aria? No, allora, appena arrivi, queste sono 2 o 3 cose che vorresti fare, ma non hai il tempo per farle in quel momento lì. Perché le attività nel momento in cui arrivi in orbita, c'è molto da fare, perché devi preparare, come ti ho fatto vedere prima, questo razzo in una stazione spaziale, quindi c'hai molte cose da fare. E poi quando arrivi in orbita, subito è vero che cominci a galleggiare, però dopo un po' hai le stesse sensazioni che tu avresti sulla Terra se ti prendessero per i piedi, ti tenessero a testa in giù. La tua faccia diventa un po' rossa, senti tutti i liquidi che vanno verso la testa, non ti puoi muovere di scatto perché altrimenti non stai molto bene, e quindi prendi le cose con calma. Poi dopo 2 o 3 giorni, quando stai
ti sei già abituato a questa situazione, poi fai tutte le capriole che vuoi e tutto quello che non puoi fare sulla Terra. Tra l'altro, una cosa, io ho fatto le capriole, ma un'altra cosa che ho fatto è ho fatto Aladino in orbita, perché mi sono preso un bel asciugamano, l'ho messo così, mi ci sono messo sopra, ovviamente galleggiavamo tutte e due, poi con l'aspiratore mi spostavo da una parte all'altra della cabina. Marisa, ancora due domande veloci, ce la facciamo? Sì. Qui? Ok, noi con il nostro programma di Euromoon Mars ci occupiamo di organizzare simulazioni di missioni spaziali sulla Terra, quindi siamo proprio nella fase di training, diciamo, di giovani studenti ricercatori. Sì. E lei ha parlato del lavoro di squadra, insomma, dell'importanza delle skills che si imparano sul campo. Mi chiedevo quali fossero le, diciamo, qualità innate che bisogna cercare in un giovane, cioè quelle cose che una persona giovane che vuole fare l'astronauta deve avere, altrimenti non ce la può fare, insomma. Allora, io direi che ne basterebbe una, che è la curiosità, perché se voi ci pensate l'astronauta non è uno scienziato, non è uno che è espertissimo di una particolare materia, è qualcuno che sa un po' di una vasta, di un vasto range di conoscenze, no? E quello che è importante è avere, diciamo, per quello che dico curiosità, perché la capacità di non fossilizzarsi nella propria professione, nel proprio sapere, ma accettare di imparare cose che forse a prima vista hanno poca attinenza con quello che noi abbiamo studiato, ma che non si sa mai quando possono venire utili. E quindi più uno, infatti, durante la selezione sicuramente qualcosa che vogliono, che ricercano, diciamo, nella selezione degli astronauti, è vedere che qualcuno è sì esperto in un campo, ma anche la curiosità di imparare tante cose in moltissimi altri campi, anche se non diventerà mai un esperto negli altri campi. Prego. E qui. Buonasera. Grazie, volevo farle una domanda dal punto di vista della medicina aerospaziale, ovvero penso che voi siate più che preparati a tutte le modifiche che avvengono nel nostro organismo esposto all'ambiente spaziale, ma c'è qualcosa che ha provato di totalmente inaspettato o di, insomma, che l'ha lasciata stupita? E la seconda parte è l'adattamento umano allo spazio a lungo termine. Ha percepito già lei dei limiti a questa possibilità che effettivamente ci sono? Allora, su una missione come ho fatto io di 16 giorni hai sì degli effetti, ma diciamo non sono, non durano a lungo quando ritorni. Ovviamente più stai nello spazio più hai degli effetti. Normalmente quando tu vai in orbita ci vogliono circa 3 giorni per abituare, la media, sto parlando della media, per abituarsi all'assenza di peso. Uno, perché nel momento in cui arrivi in orbita hai tutto questo shift di liquidi dal basso verso l'alto, la prima sensazione che c'hai è quella dopo qualche ora, io avevo la sensazione di avere il raffreddore, cioè con le sine chiuse e il raffreddore senza avere il raffreddore. Poi il corpo umano è incredibile, che è una macchina fenomenale, ti fa andare in bagno diverse volte subito, quindi elimini quasi 1,5 litri di liquidi e non ritorni come sulla Terra, rimani con la faccia un po' grossa, si chiama puffy face, si vede spesso negli astronauti, e quello si mette a posto da solo. L'altro invece è l'influsso che c'hai sul tuo senso dell'equilibrio. Non vedrai mai qualcuno che è arrivato in orbita ti muove la testa così, perché nel momento in cui tu fai così precessioni, hai la sensazione di precessionare. E infatti nei primi tempi, i primi giorni o prime ore, tutti si muovono con tutto il corpo. Io il primo giorno, giorno e mezzo, per quanto possa sembrare assurdo, perché c'è poi anche la parte, diciamo, psicologica, dovevo stare all'interno della cabina secondo la verticale apparente, indipendentemente da come fosse messo lo shuttle rispetto alla Terra, però dovevo stare dritto nella cabina, quindi quando andavo dal piano di sopra al piano di sotto scendevo con i piedi e risalivo con la testa. Poi dopo 2 o 3 giorni questo sparisce, puoi fare quello che vuoi. Quando ritorni a Terra è esattamente la stessa cosa.
il suo senso dell'equilibrio è un po' andato, è stato tagliato fuori, quindi quando torni a terra devi fare veramente attenzione, perché ti ritrovi per terra senza accorgertene, come quando uno ha bevuto qualche bicchiere in più. Io ho visto, siamo usciti, dallo shuttle devi uscire a carponi, ho visto il pilota che si è messo in piedi e si è ribaltato senza accorgersene, non hai proprio la sensazione di cadere, quindi non hai neanche la reazione per contrastarlo. Poi siccome poi uno ha vissuto sulla Terra 35 anni, è andato nello spazio 16 giorni, dopo qualche giorno si riprende. In genere per ritornare come eri prima ci vuole circa lo stesso tempo che hai passato in orbita. Ovviamente se la missione diventa più lunga e poi degli effetti invece più a lungo termine, soprattutto quello più grosso è la perdita di massa muscolare, ma su quella puoi fare qualcosa, perché almeno sulla stazione spaziale hai dei marchingegni che ti permettono di fare pesi, come li intendiamo noi sulla Terra, contro la resistenza di un elastico o di un martinetto idraulico. E poi c'è la perdita di calcio nelle ossa. Quello invece è qualcosa di un po' più diciamo critico, perché anche quando torni a terra non lo recupererai mai del tutto. E quindi questo è sicuramente qualcosa che per missioni molto lunghe è qualcosa da guardare. Poi con l'esperienza stanno uscendo anche altre cose. Sembra che più uno sta in orbita, quando stai in orbita hai un aumento della pressione intraoculare, e quindi sembra che ci sia anche, o induca anche un minimo di perdita di vista, sì. Poi ci saranno anche tante altre cose che non conosciamo, anche perché questa è poi anche una delle idee per cui uno ritorna sulla Luna, perché l'effetto delle radiazioni a lungo termine non è conosciuto, a parte i 12 che sono stati diciamo sulla Luna e l'altra missione che poi è andata attorno, Apollo 8, nessun altro è mai più uscito dall'orbita bassa terrestre, sei dentro le fasce di Van Allen, quindi anche se sei fuori dall'atmosfera comunque sei protetto, e quindi si stanno pensando a come proteggere gli astronauti, però per quanto tu possa proteggere qualcuno dipende. Giusto una curiosità, nello shuttle quando tu passi, questo è abbastanza conosciuto, quando tu passi sull'Atlantico del Sud, soprattutto di notte, c'è questo famoso buco che chiamano South Atlantic Anomaly, che diciamo lo definisco l'equivalente del buco dell'ozono per le radiazioni. Qualcuno mi sparerà adesso, diciamo giusto per capire, esatto, e tu da dentro allo shuttle di notte con gli occhi chiusi vedi dei lampi, perché hai queste particelle ad alta energia che riescono addirittura a attraversare la struttura dello shuttle, colpiscono la tua retina esattamente come fa un fotone in maniera meccanica, e a seconda di come la colpiscono puoi vedere un fuoco d'artificio così, oppure uno streak come lo chiamano, se ti colpisce lì. Questo per darti idea di che cosa, quando uno vive nello spazio, a che cosa puoi essere soggetto, e questo è ancora in orbita bassa. Grazie Maurizio, un'ultimissima domanda che era proprio legata a questo, cioè quello che ci ha raccontato Luca Parmitano prima è un salto di qualità che adesso ci sarà, quindi Luna, Gateway e poi Marte. Lì per esempio verso Marte si sta mesi e mesi in viaggio, due anni, quindi sì. Lì i problemi, le questioni psicologiche che dicevi prima, cioè che tipo di gruppo costruire, che deve stare insieme per 2 anni, su quello credo che ci saranno delle selezioni con dei criteri che ancora non abbiamo visto, innanzitutto perché non potrà mai essere un equipaggio numeroso, si parlava di 2 persone, forse 3, non lo so, perché comunque più porti persone più hai bisogno della logistica. Questo è sicuramente. Poi il senso di isolamento, perché molte volte uno dice quanto è lontano Marte, c'è qualcuno che lo descrive in distanza, ma le distanze secondo me non descrivono esattamente le distanze in chilometri, dico, per quanto uno possa parlare di milioni di chilometri non danno un'idea precisa della distanza di Marte. Allora io faccio sempre questo esempio che invece è facilmente comprensibile: se un astronauta è sulla stazione spaziale e uno da terra gli chiede come stai, in una frazione di secondo e dice, sente rispondere sto bene. Se è sulla Luna ci vuole qualche frazione di secondo in più, ma
quasi subito si sente dire sto bene, se uno è su Marte ci vogliono 20 minuti. Ecco, questo secondo me dà un'idea di come devono cambiare le operazioni. Sei molto più autonomo o devi essere molto più autonomo, sei molto più isolato, non puoi contare come fai adesso sulla stazione spaziale o sullo shuttle di qualcuno a terra che ti controlla in real time. Non esiste più il real time quando cominci ad andare su Marte. Noi siamo abituati, abbiamo combattuto una vita per arrivare al real time e ritorneremo a ricominciare da zero. E anche la filosofia di addestramento, perché devi essere, mentre adesso ti confronti continuamente, è vero che hai un minimo autonomia, ma ti confronti, quando vai a quelle distanze lì devi sapere tu cosa fare, perché 20 minuti possono significare sopravvivere o non sopravvivere, a seconda di quello che fai. E quindi questo vuol dire improntare la filosofia e la tecnologia che ti deve supportare in maniera totalmente diversa rispetto a questa. Devi avere dei sistemi o che si autoriparano o che ti che prevedano una failure, un malfunzionamento, eccetera. Quindi è proprio un salto quantico. E quindi tornare sulla Luna è anche per mettere a punto una parte di queste procedure, perché io mi stupisco sempre di quello che l'uomo riesce a fare, perché siamo tornati, molti dicono siamo andati sulla Luna nel 69, cosa ci torniamo a fare? Ma io mi stupisco anche di come la nostra società, o l'uomo in generale, sia in grado di imparare delle cose in pochissimo tempo, ma anche di dimenticarsele in pochissimo tempo. E oggi quando uno ritorna sulla Luna, anche se siamo già stati, dobbiamo ricominciare quasi da zero. Grazie, lascio chiudere Roberto, grazie davvero. Chiudo con una storia velocissima e con un'ultima domanda per Maurizio, storia velocissima, qui poi è pieno di giovani, cioè, avete sentito che Artemis è stata rinviata, no? Perché quindi bisogna anche, cioè, non è che uno si getta, diciamo, è tutto vado molto scientificamente, ci deve essere anche un buon motivo per non volare, perché infatti con Maurizio doveva da Torino a qui, in treno è complicato, anche in macchina doveva venire con l'aereo qui all'Allegri, poi a Padova, specie per i giovani, potete studiare all'università, c'è la scuola di volo, cioè Padova è una città che c'ha tutto per arrivare sulla Luna, magari non arrivarci come astronauti, ma ricostruire qualcosa che andrà sulla Luna o su Marte per i più giovani, o studiare qualcosa che andrà. E Maurizio poi l'altro giorno mi ha telefonato, no, ho controllato la meteo, all'andata è tutto ok, ma al pomeriggio potrebbe esserci qualche difficoltà, quindi no, hai ragione, ed è venuto in treno, quindi abbiamo anche fatto fatica a trovarti alla stazione. Anche perché, come dice qualcuno, l'aeroplano è il mezzo più veloce per andare da A a B quando uno ha tempo. E quindi chiudo con l'ultima domanda, che l'ultima volta che sei venuto in occasione dei 50 anni della Luna te la rifaccio, perché allora tu eri il più scettico fra quando è la data del prossimo uomo su Marte, così poi ve la segnate, i più giovani cercheranno di studiare, di inventare delle cose per far sì di arrivare prima di quando disse lui. Secondo te è più difficile indovinare questa data che non vincere al Super Enalotto, perché sono 30 anni che si dice tra 30 anni andremo su Marte, quindi non mi sbilancio. Ok, va bene. Signore e signori, grazie a tutte dell'attenzione. Maurizio Kelly, l'astronauta, grazie Maurizio.